Rec, Rec Gordon. Chi parla? Parto io. Vai. Il boss. Ciao a tutti, bentornati su Pepita TV e bentornati a questa nuovissima puntata di Non sapevo di essere in un podcast. Esatto. Non sapevamo di essere da verità, nessuna parte. È la verità, io stavo passando qua davanti. Comunque oggi siamo qua, Non sapevo di essere un podcast. Io sono Priscilla. Pollo. Paz. Sigla. Non sapevo di cosa parlare in questo podcast fondamentalmente, quindi non so cosa avete fatto ultimamente, raga. Noi abbiamo giocato a Monkey Island! Esatto. È questo, la prima news di oggi. Ottimo, allora, però aspetta, parentesi, io non ho ancora, io neanche Johnny, non c'entra niente, non frega un cazzo nessuno in questo video, comunque io e Johnny non abbiamo ancora giocato a Monkey Island, quindi parliamone senza spoiler, please. Voglio sapere, allora, ma non so se ci riusciremo, però ci proviamo. Okay. Ma proprio democrazia cristiana. Bam bam bam. Allora, io e Paz ci abbiamo giocato assieme. Esatto. L'abbiamo iniziato assieme. Il giorno stesso in cui è uscito. Ovviamente. L'hanno reso disponibile alle 18 di sera. Se 19:30, sì. Noi alle 20 abbiamo iniziato a giocare. Esatto. Abbiamo detto: no, dai, facciamo un evento un po' dal vivo al Poldo Spab, che è il nostro sponsor. Esatto. E io aggiungo sempre sponsor a ogni podcast. E abbiamo detto: dai, aspettiamo qualcuno. C'è salita una scimmia devastante. Abbiamo iniziato proprio per rimanere in tema. Una scimmia a tre teste. Io me l'ho preso ferie quella settimana. quella settimana. Io l'ho finito dopo due giorni. E io ce l'ho messi tre comunque, perché ho cercato di diluirlo un po'. Il resto della settimana poi è buttata proprio. No, io sono andato. Ho iniziato a lavorare. Io sono andato in foga totale. Ma non è vero, ho iniziato a rigiocarci. Ah, ok, quindi già fatto due. No, non ancora, la seconda è ancora a metà. Ok. La seconda finale? Seconda run? La seconda run. Ah, ok. Anche perché come i giochi. Sei già la terza. Come i giochi ormai che di ultima generazione, poi ci sono anche degli obiettivi da raggiungere, cioè puoi finire l'avventura ma fare anche dei punti. Cioè, capito? Siamo, ci sono degli achievement, esatto. Achievement. Siamo ormai ai livelli dei trofei della Xbox, cioè sì, proprio sì, un disastro. Però dai, questa contaminazione ci è piaciuta. Io ho fatto sì, come se sapessi cosa cazzo sono i trofei della Xbox. Ah, sì. Allora sì, ci è piaciuta, un po' semplice come livello di enigmi, devo dire. Sì, ma perché secondo me è impostato su un target che non è proprio il nostro, mettiamola così. Ni, nel senso che comunque ci sono tanti di... Che cos'è, un PEGI 8? Penso che sia un pedio. Però nel senso ci sono tanti di quei contentini ai vecchi fan che un po' non si è pensato per quarantenni. Beh ragazzi, beh, dopo 30 anni, 30 anni un po' di fan service, Dio grazie. Minchia, sì. Dopo il Monkey Fight. E ce n'è di fan service. Ce n'è molto. Ti è piaciuto? Sì. Molto. Anche a me. Sì. Ero scettico, io volevo i pixel. Anch'io, e devo dire che ad oggi comunque la grafica così mi ricorda quei cartoni dove c'erano le figure di ritagliate che si muovevano, tipo anche Bozzetto le aveva fatte. Sì, ho capito che sono cardboard in stop motion. Sì, esatto. Le animazioni mi ricordano un po' quell'effetto lì, però poi è fluido, quindi... Si gioca bene. Allora, perché adesso io non vorrei dire una minchiata, però da quello che è stato fatto un engine completamente nuovo, scritto completamente, è ritornata la guida, tanto per cominciare due note così, è ritornata la guida il buon Ron Gilbert assieme a Purcell per i disegni. E anche Grossman. Grossman e Steve Purcell, sì, quindi cioè critico della Lucasfilm dei tempi d'oro. Le tre teste, esatto, no. Sono le tre teste, però sì, sono le tre teste, dai. È la scelta tre teste, esatto. Bravo. Cerco di far finta di sapere mai cosa io. Beh, Steve Purcell, giusto per dare un'idea, è stato la mano dietro Sam & Max. Cioè, Sam & Max è frutto della sua penna, completamente. E parliamo di come finisce. Comunque è stato fatto con un engine nuovo, quindi con una fluidità che ha permesso ai game designer di essere un po' più veloci invece che dover programmare ogni cazzo di pixel in giro per lo schermo, e quindi si crea un po' quell'effetto lì. Però non manca un po'. È un 3D 2D, mettiamola così. Esatto. È un 3D, è un 2D comunque.
è un 2D, però, cioè, praticamente è stato fatto in 3D, ma è un 2D finto, mettiamola così. Mm. È stato fatto così. Però è fighissimo. Cioè, raga, le tavole sono veramente belle. A tratti. No, 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 no. Poi è stato bello rivedere dei personaggi dove gli occhi erano un pixel verde e adesso scopri che hanno degli occhi veri. Beh, quello lo potevi già vedere nelle edizioni remaster che hanno fatto, a cui non ho mai giocato. Neanch'io, dico la verità. Perché comunque l'1 e il 2 per me devono avere quella grafica. Posso dire una roba? Se me ne andare a Bagashi e chiedere un abbraccio, capito? So già come va a finire, so già tutto. No. Vabbè, ma per essere un po' dei puristi, cioè ci sta, secondo me, una volta che hai la versione originale, cioè, no? È come il live action del Re Leone. Cioè, sì, 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 totalmente sì, d'accordo, ma più che altro è, magari è stata più un'operazione per far avvicinare gente a questa roba. Però mi è piaciuto molto. Sì. La fine, devo dire che non diremo come finisce. Non diremo come finisce. Però non finisce in un unico modo, cioè a seconda delle cose che fai, delle decisioni, dei dialoghi che fai negli ultimi 10 minuti, sì, cambia proprio il finale. C'è un po' di sfaccettatura, sì, non è che proprio no, cambia, beh, totalmente, però diciamo che però ci sono... il finale può essere diverso per lui, sì, per me, per te, e sono tutti finali sensatissimi. Sì, ma poi la cosa che mi è piaciuta molto è che arrivi a un certo punto del gioco che dici cazzo, l'ho già finito, no? Dopo un 4 ore e mezzo e gioco. Invece grazie al cielo sei neanche a metà. Da lì in parte il gioco. E quindi figo. Lacrimucce. La cosa che mi è piaciuta anche tantissimo è che è riuscito a proseguire perfettamente la trama che si era interrotta nel 2, perché il 2 finiva con un colpo di scena. C'è il 2, una spruzzata di tre. Sì, c'è. Però la fine del 2 erano loro, bambini nel parco giochi, quasi una rottura della quarta parete. Sì, no? sì. L'inizio di questo riprende esattamente da quel parco giochi con loro bambini. E ti dà e ti spiega perché c'erano. Esatto. E non lo diciamo. E non lo diciamo. Anche se lo scopri nei primi 5 minuti. Ma non si può più dire niente. Non si può più dire un cazzo. Guarda. No, io però ho una domanda, perché prima di andare al parco vedevo chi ha detto che il livello degli enigmi è piuttosto semplice. Tu l'hai detto. Ok. Il livello degli enigmi è piuttosto semplice per il tuo standard, che comunque tipo rispetto a me è molto elevato. Allora, non perché sia scema. Non soltanto. Allora, probabilmente. No, sono comunque più semplici. Cioè, comunque sono più semplici rispetto a quelli vecchi. Rispetto a quelli del 2, sì. E l'altra cosa, hanno inserito anche una sorta di libro degli indizi all'interno del gioco stesso, per cui se ti blocchi puoi chiedere aiuto al gioco. Sì. E puoi farlo senza bere. E puoi farlo senza bere. Allora, non riesco il gioco. Questa va spiegata. Perché qualche anno fa avevamo fatto una serie di serate di retro gaming e anche qua lacrime che scendono così solcano il viso. Checkmate Rock Club, esatto, dei nostri al fu Checkmate. C'eravamo preparati un libretto con tutte le soluzioni dei giochi. Aspetta un attimo, bisogna andare a Cesare quel che è di Cesare. Aveva preparato un librone con tutti i libri enigmi di tutti i giochi della Lucasfilm rilegato. Io ti ho amato. Io ti ho se non che un sentimento così puro. Accedere. Se non che quando poi ci giocavamo e non ci ricordavamo determinati passaggi, per accedere a questo libro magico bisognava andare da Johnny, che era il detentore del libro. Detentore del libro nonché barista, detentore dell'alcol, detentore anche di tutto. E per avere l'indizio sul punto specifico bisognava sottostare a un bicchiere di Jäger, se non ricordo male. Sì. Che può sembrare una bella cosa, ma non è. No, dopo il 3 che prendi. Io concordo con te, però, che effettivamente hanno semplificato un po' gli enigmi, ma secondo me game design. Spiego. Nel 2, per fare la Monkey Ranch. Vabbè, ma quello era un gioco di parole. In italiano lo so, però lì ci picchiavi la testa. Invece qua hanno già pensato a un pubblico più internazionale, probabilmente. E come game design. Sì, e ti dirò di più, non essendoci i verbi, non essendoci neanche le azioni. Praticamente tu hai guarda e usa. Sì. Cioè tasto destro e tasto sinistro del mouse. E il gioco stesso ti suggerisce cosa fare. Okay. Per cui in realtà. Tra l'altro c'è anche un tasto che ti dà il focus point. Esatto, tasto. Ah, vabbè, minchia. Per cui in realtà non finisci mai in quell'impasse in cui sei bloccato, provi a usare tutto con tutto. Perché non puoi quasi farlo. Io un paio di volte Un paio di volte ho fatto anch'io. Sì, ma per il gusto di farlo. Per il brava, è diverso. Però no. Perché se lo inizia davvero. No.
E devo dire che in un punto mi è servito comunque. No, è stato comunque sia game design figo, la storia figa. Per chi ha giocato i vecchi Monkey Island è un ritorno al passato. È un cuore grosso così. È come rivedere Babar a 40 anni e avere la febbre e tu ti dici ah, sono ritornato a quei tempi. So solo che Babar è orrendo. Io non l'ho mai guardato. Io quando la febbre altro guardavo sì, Babar. Questa cosa secondo me abbiamo già io guardavo lei. Non si parla d'altro che di pollo quando io voglio Babar. No, guardo però, io guardavo Babar. Io guardavo lei in team, non guardavo Babar. Babar. Io guardavo... Oh, tra l'altro ma dici dottore... No, lacrimona, no. È vero, lo guardavo tipo 600 volte all'anno. Piccolo, piccolo momento che purtroppo ci ha lasciato. Angela Lansbury. Sì. Così, dopo sì. Ti sì. È stato un momento buio. Però è vero, ultimamente. Sì. Ok. No, comunque, al di là di questo è figo. È fan service, ti riporta indietro con la memoria e introduce qualcosa in nuovo. Non è lunghissimo, ma non è neanche corto. Beh, sono 10 ore. Io 10 ore sì. Facciamo 8 dai. Secondo me Timber Wheat Park era più lungo. Anche secondo me. Anche secondo me perché era molto più articolato su 4 personaggi. Sì. Ci sono i classici capitoli che ci sono sempre stati in Monkey Island. Sì. Che sono, se non ricordo male, 6 a sto giro qua. Di lunghezze variabili, quindi è abbastanza inutile dire quanti sono. Sì. C'è quello corto, c'è quello lungo. Sì, alla fine sono tipo pa 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 così. Esatto. Però secondo me è più corto di Timberwolves Park e Timberwolves Park era sulle 10 ore. Io sono 10 ore sapendo esattamente tutto quello da fare. Io sono messa decisamente di più, ma proprio di vabbè, ma anche noi ce l'avevamo messa di più di 10. Sì. Neanche paragonabile. Comunque, giocate a Monkey Island. Sì, Sheila, giocherò a Monkey Island, sì, no, ma è decisamente nella list. La to-do list. Come nella to-do list c'era quello di vedere She-Hulk che invece ho abbandonato al secondo, terzo. Cioè abbiamo qua. Ho abbandonato esattamente all'ultimo podcast che abbiamo fatto. Abbiamo poi ho smesso completamente di vederlo. Un po' anche perché non è che stessi entusiasmando, se devo proprio dirla. Io invece l'ho visto quello. Io l'ho visto tutto. Anch'io. Fammi vedere l'omnibus qua, almeno faccio finta di. Beh, allora, tanto è l'omnibus di Byrne e tanta roba, che è il. Esatto. Diciamo la serie di storie che hanno riportato. Che hanno dato veramente valore al personaggio perché c'era la famosa rottura della quarta parete. Sì, che infatti è la cosa più figa. Che è la cosa più figa che prima di Deadpool lei lo faceva. Sì, negli anni. Meglio. Oserei anche dire. Cosa ne pensiamo? Cosa ne pensiamo della serie di She-Hulk? Allora lo diciamo già. Allora, cosa è She-Hulk o She-Hulk? Perché nel doppiaggio loro dicono She-Hulk. Però secondo me è She-Hulk. Io l'ho visto in lingua originale. Hulk. Dicono She-Hulk. Mi sembra di sì, però alzo le mani. Okay. Allora, cosa ne pensiamo? Lo diciamo al 3, tutti e tre con il tempo. Anche io che non l'ho vista. Così non si capisce un cazzo. 1, 2, 3. Mi è piaciuto. Quindi tu non ho capito se c'era la negazione all'inizio della mi è piaciuto. Anche a me. No, io ho detto evitabile, ma in realtà non avendola finita è inutile, nel senso, cioè per me erano evitabili le prime due puntate, quindi però sono andata avanti. Evitato. Per ora, sì, infatti per ora è evitato, ma anche questo lo. Allora, a me è piaciuto. Se mi dite che vale la pena, lo recupero. Secondo me vale la pena. Sì, allora, hai visto Miss Marvel? Sì. È più bello. Guarda questo, proprio a mani basse. Sì, Miss Marvel, ragazzi, proprio. Mi sono addormentata. Hai visto Moon Knight? Ho visto Moon Knight. E allora che cazzo non guardi questo? Hai visto Moon Knight? Vabbè, ma perché mi piace Oscar Isaac. Io ci ripenso più a me. No, a me è piaciuto. Comunque. L'ho visto quasi solo per Oscar Isaac. Non possiamo dire nient'altro. Oscar Isaac. Comunque. Allora, no, bello, leggero, hanno mantenuto il l'idea che c'era nel personaggio di She-Hulk di Peter. Sì. Episodi corti da una trentina di minuti, quindi si fanno guardare. Ne sono usciti una settimana, quindi proprio scivolando. In scioltezza. Non ho rischiato di addormentarmi in nessuna puntata, cosa che con Moon Knight invece mi sono fatto di una gran schisata. Poi parliamo di un altro telefilm che sta andando adesso, forse. Dai, ok. Ok. La rottura della quarta parete in alcuni episodi è proprio leggera, nell'episodio finale sì, alla grande caga fuori dal vaso alla grandissima, però è perfetto, cioè
È esattamente quello che faceva il personaggio nei fumetti. Si metteva a litigare con lo sceneggiatore che lo stava disegnando. Ah, a me la cosa che mi è piaciuta molto, che ha esattamente detto tutto quello che i fan pensano. Come per dire, sì, ragazzi, siamo la Disney, lo sappiamo che cazzo dicete su Reddit. Che cazzo dicete? Che cazzo dite su Reddit? Arriva la denuncia della Disney. Esatto. Lo sappiamo assolutamente cosa pensate, cosa scrivete su Reddit, cosa vorreste vedere. Esatto. E mi è piaciuta molto questa cosa, devo dire la verità. Poi sì, la storia. La storia è abbastanza banale. Poi è tenuta insieme dai cameo, secondo me. Sì, lei a livello di recitazione non mi è dispiaciuta. No, ma lei mi è piaciuta la CGI, ragazzi. CGI è indiscutibilina. Secondo me dal quinto episodio in poi erano arrivate già le critiche del trailer dicendo la CGI fa cagare. Ma dal primo trailer già alla prima puntata in realtà era già da questa così. Il primissimo trailer, il primissimo trailer era sembrava. Come cazzo si chiama? Lufferrigno. Lei. Altra cosa che ha fatto godere. L'inizio dell'ultima puntata c'è una. È il remake della sigla di Lufferrigno. Sì, remake. Deve arrivare. Puro. Puro, bellissimo, sì, bellissimo. E, no, devo dire che secondo me dalla CGI, secondo me dalla. Allora, le prime tre puntate sembra proprio un pupazzo su schermo verde buttato lì proprio. Non su schermo verde, sono. No, non su schermo verde, però nel senso. No, se tipo la cravatta di Teotihuacan. Esatto. La cravatta di Cacamo. Esatto. Che stanza. Però lo faranno su blu screen. Esatto. Ok, su blu screen, su blu screen. No, sembra veramente una clip up. Ve la ricordate la graffetta, quella di Word, quella che sputa il clink clink clink? Lei, sì. Ecco, lei fa un Hulk e sembrava cagata là. Dalla quarta puntata in poi si vede che hanno detto zì, sì, mettiamo 50 euro in tanto non fanno più vedere le trasformazioni. Allora ho capito come risparmiare da qualche parte. Gli hanno levato quel tagliere che sembrava veramente disegnato con la matita, con sì, paint. E insomma, lì prende un po' di ritmo. Sì. E poi ci sono i cameo praticamente in quasi tutte le puntate. Ma quello aiuta sempre. Senso. Poi dipende sempre anche quanto paghi i cameo. Probabilmente nel all'inizio che c'era comunque. Titania l'avranno pagata 8 euro. Ma è quello che dico. Ma Titania non è un'attrice famosa. Infatti è quello che sto dicendo, raga, all'inizio hanno dovuto spendere tanto per Mark Ruffalo, certo. E quindi non potevano spendere per tanto nel CGI. Aspetta, Mark Ruffalo invece torna tanto per iniziare. Vabbè, però magari gli hanno dato soldi. C'è Wong. Wong che ormai Wong era in quasi. Ma Wong non lo pagano tanto, secondo me, raga. Sarà una roba razzista che Wong gli danno tipo la metà di quello che danno a Mark Ruffalo. C'è un attore che si chiama Wong che fa Wong, dai. Devono pagare miliardi solo per quello. Però, piccola parentesi. Wong, la sua apparizione finale, quanto ha spaziato. Fa come sta andando tantissima televisione. Totale, totale, proprio super. Però sicura che non lo pagano come gli attori. Vabbè, bianchi. Possiamo dire anche gli altri cameo che ci sono, perché tanto non sono spoiler. Diteli tutti, sì sì. Beh, sì, dai, boh. Dai, se non li volete sapere skippate un attimo il video tra due minuti. Andate al prossimo capitolo. Comunque abbiamo Titan. Vabbè, Bruce Banner. Quindi Abominio. Che comunque l'attore è porca troia. È quello che faceva l'Eye to Me. Sì. Ah, ok. Quello che faceva l'Eye to Me, che Tim in realtà Rock, sarebbe Tim Rock, Rock, cioè, Tim Rock. Nel senso definirlo con quello che faceva l'Eye to Me, no, è come dire la sigla CSI per dire gli U, cioè. È come dire, semplicemente hanno usato Abominio del film. Sì. Hanno preso proprio Pluck. E poi che abbiamo? Abbiamo Wong, abbiamo Daredevil e abbiamo. Io ho una teoria. Vai, dice, sparacela. Finora non ne hai presa una. No, zero. Una nuova teoria fallimentare di pollo. Perché, ragazzi? Perché se la Marvel mi ascoltasse. Esatto. Se le divide, tipo, a fine anno lo facciamo. La data. Secondo me questa intelligenza. Sì. Che ha rubato sto sangue. Che poi vabbè. Tutto in vacca, ok. Io ho pensato a Modok per un attimo. Così. Ho fatto il cartone in sì, sì. Molto carino il cartone. Molto sì, carino. È carino che è doppiato da Patton Oswalt, tra l'altro. Grande comico. Vabbè, in lingua originale. In lingua originale, doppiato da Patton Oswalt. Se hai visto Agents of Shield, sì, è quello che ha tutti i fratelli uguali che sono in tutte le basi, che sono in realtà cloni. Potarchiatello. Ho capito. Lui è Patton Oswalt, ok.
quindi è un grande comico. Comunque, torniamo a She-Hulk. She-Hulk. In che modo? Comunque. Okay. Allora, ti dobbiamo convincere a finire di guardarlo. Ah, sono già abbastanza convinta, nel senso che allora, se migliora... Lei è sexy in una maniera molto strana, lo devo dire... Sì. Vabbè, quello... Okay. Mi fa vibrare la forza. Va bene, ma ci sta comunque lo scopo di... Sì, ma sciuto proprio. A lei? Cioè, sì. Lei adesso qua così? Beh, ma ci sta, eh? Sì. Comunque, guarda, cioè, in realtà è normale. Allora, Shiruka è comunque un personaggio che dal punto di vista sessuale è un po', cioè, eccessivamente provocante. No, non diciamo più sessuale riferito a Shiruka, che mi sento sporco. Però in realtà quando è uscita, cioè, nel senso, è un personaggio molto importante da quel punto di vista, perché comunque, cioè, è una donna gigante. Che fa l'avvocatessa. Che fa l'avvocatessa. Quindi è una donna di estremo potere. Sì. Ti può stritolare in un secondo. Ah, ecco. E quindi cambia, cioè ribalta completamente. E non è neanche la solita, cioè non è, che cazzo ne so, vedova nera, che comunque sono tutte carine. Cioè, è proprio... È grezza. È anche esteticamente, è e come modo di fare, è proprio donnone, ovviamente, perché è Hulk, gigante. È vero. Hulk. Eh sì, mi avete confuso, ho sempre detto Hulk, però adesso... Shulk. È uscito un She-Hulk all'inizio. Vabbè, e quindi no, in realtà è un personaggio che apre un certo tipo di dibattito, perché è l'unico uomo che potrebbe veramente... Noi sappiamo chi è, però. No, vabbè, però questo non è un dibattito che nasce adesso. No, vabbè, che nasce... ha avuto storie con... Ah sì? No, vabbè, ma per forza che c'ha delle storie, nel senso, perché poi comunque... Cioè, no, ma noi ci riferiamo a una persona. Noi ci riferiamo... Io voglio sapere la tua teoria. Vabbè, questo lo faccio un altro video un'altra volta, no, e vi spiego tutta la sessualizzazione di She-Hulk o She-Hulk, no, come cazzo vi pare. Cioè, come mai è stata sessualizzata? No, perché tutti i personaggi femminili sono stati sessualizzati e tutti hanno le loro forme, però lei c'ha anche dei muscoli, ha un certo tipo di forma, che non è quella che normalmente appunto viene data ai personaggi femminili, quindi è molto diversa. E c'è questa forma un pochino di, tra virgolette, voyeurismo, perché non è come tutte le altre, che fondamentalmente possono farsi chi gli pare, ma ha più difficoltà e dovrebbe trovarsi un uomo, in teoria, delle sue stesse fattezze. Però l'unico uomo noto con le sue stesse fattezze che è Hulk, ovviamente non c'è cosa più divina. Non c'è cosa più divina. Vabbè, che comunque, quindi vabbè, ha creato quantomeno ai tempi tutta una stessa sorta di congetture malate e discorsi. Beh, congetture a livello del più forte Hulk, la cosa, cioè stiamo parlando di... Sì, però, sul lato sessuale, cosa che ovviamente succede. Yeah. Però con Luke Cage poteva, ah, c'è anche il figlio di Hulk, eh. Comunque sono un po' ristretti. Vabbè, il figlio di Hulk comunque, cioè, stavo dicendo chi compare nei cammini. Punta Scar, che vuole... sono proprio curiosissimo di capire come sì. Guarda, anche vabbè, perché Hulk lo stanno trattando malissimo, ma di questo abbiamo già parlato. Sì, ma di questo abbiamo già parlato io e te. Noi siamo Team Hulk, ragazzi. Sì. Cioè, date un film a Mark Ruffalo. No, ne abbiamo già parlato nello scorso podcast, secondo me. Vabbè, io comunque dico la mia. Date un film a Mark Ruffalo, perché ma l'avete rotto a meschinetto. Ma date qualunque cosa a Mark Ruffalo, fategli fare più roba. Cioè. Ma io lo vorrei a Natale a casa mia. Ma anch'io lo vorrei a Natale, se no è troppo un patettino. Carino con la camicia di qua, del trench. È super carino. Un po' impacciato. Ma c'è anche sta vocina, vabbè. Comunque, She-Hulk, ci è piaciuto. Vabbè, ci è piaciuto, yes, guardatelo. No, invece stavamo parlando a livello di soporifero di... Io lo dico? Dillo. Star Wars Andor, raga. Non lo sto guardando. Ho visto solo la prima e ho iniziato la seconda. E come è andata? Però era tardi. Era ah, tardi. Raga, io mi sono svegliato con tardi. Disney Plus che mi diceva, ma stai ancora guardando? Ovviamente no, ero lì. Perché, cioè, beh, allora, mettiamolo così. Vai. Fotograficamente parlando, sembra Blade Runner. Di Ridley. Okay, quindi non c'entra un cazzo, sembra una preso versione... con le pinze, però diciamo luci soffuse, queste luci colorate, un po' noir, se vogliamo. Sì, no, ha decisamente un po' quel mood lì. Cioè. Ha quel mood lì. Assolutamente. Però raga, boh! Fuori di Blade Runner sia un film. No, però l'immaginario. Cioè, se il mood è quello, Star Wars è una cosa, Blade Runner è un'altra. No, sì. Cioè, è come cercare di far convivere in un universo più o meno zuzzurellone, lontano e zuzzurellone, dove ci sono bar con gente che suona free jazz, con tutti strani.
una però... roba cupa e dove piove, cioè mi suona male, non l'ho visto, però se è quello che mi stai dicendo. Però se posso, tu pensa all'universo Star Wars. Mi sono fermo classico. La terza, l'universo Star Wars classico è una cosa. Andor parte un po' da Rogue One, anzi un po', in realtà. Rogue One è legato a Rogue One. Rogue One è più cupo, non mi puoi dire che ci sono... Do ragione alla prima, il taglio è di Rogue One. Il taglio è quello di Rogue One. E Rogue One ovviamente per me è un capolavoro. È bellissimo. Però Rogue One c'ha un pochettino di ritmo. Sì. Cioè qua lui che va a chiacchierare con della gente e dice sì. Sono di fretta, tieni il prosciutto e scappa via. Poi va da un altro, ce l'hai tre viti e gli danno tre viti e scappa via. Poi va da un altro, minchia, minchia, ma è tutto, tu dici frenetico, no, è lentissimo in tutto questo. Cioè minchia, non perché succede poco, però anche lì per ora, nel senso siamo fermi a troppo presto, cioè... Si dice che la puntata, sai, sia un po'... Però la stessa cosa è che le serie iniziano a essere belle dopo un po' particolare. Sì, anche a me, ma se la prima o la seconda puntata non mi hai preso... Visto che lo sappiamo, cioè, che Kevin Feige... Cosa fare? Secondo me Kevin Feige ascolta solo noi, ma non Kevin Feige, proprio la Disney ascolta solo no, noi. No, è noto, certo, è noto. È noto, è noto, lo sappiamo, che è il nostro sponsor, salutiamo. Cioè che... Ciao, Kev! E... ragazzi... cioè, già con Obi-Wan abbiamo un po' zoppicato di nuovo. Perché, scusa, però Obi-Wan ci stava, secondo me, che fosse un pochino più lento, eh? Perché comunque c'è Ewan McGregor. Ah, io volevo western. C'è Ewan McGregor, è un western. Va bene, che sia un po' più lento. Il Mandaloriano, come western. Sì, ma io l'avrei voluto tipo... Più western. Ben Kenobi vecchio che va alle poste, si incazza e fa... Dammi l'F-24. Hai capito? Io l'avrei voluto così. Anche io. Beh, quello è il secondo capitolo. È ancora troppo giovane. Obi-Wan Kenobi. Invece adesso fa... Obi-Wan Kenobi. Adesso dobbiamo iniziare a chiudere questo video perché qua stiamo andando... No, andiamo a rota, andiamo a rota. Ah, vabbè, Andor comunque sia bene ma non benissimo. Ok. Sempre rimanendo sulle cose lente, che però in realtà a me stanno piacendo. Perché comunque lento non è. Cioè, ma cosa che ti sta piacendo? Intanto sì. No, beh, mi piace un sacco di cose. Io sono stata fan di un sacco di robe. Non cose che abbiamo recensito in video. No, noi ogni volta apriamo sta telecamera, appizziamo e mugugliamo. Sta la cagogliamo. Lì, a lui, what the fuck, è lui. No, invece. Oggi abbiamo mugugnato solo su Aldo. Su Aldo. Su Aldo. Aldor. Aldor. Perché calabrese è come purtroppo, no? Oh, ma secondo me, voglio dire, è scritto da uno della Lega, no? Perché lui c'ha sto... Non tagliano, però voglio dire, ogni volta che lui dice da dove viene, che inizia con la K, dice, ah no, io vivo alla Calabria. Ragazzi, vieni Aldor, guarda dove cazzo arrivi, hai capito? Aldor Giovanni, Vabbè, detto questo, scusa, parliamo di questa cosa lenta che però piace. Che piace a Priscilla. Questa cosa lenta che piace a Priscilla. Va bene. Gesù. Jesus. Sono un po' un azzo. No, a me sta piacendo, tra l'altro, l'ultima puntata, vabbè, quando uscirà questo video sarà già uscita, quindi... Però a me non facciamo finta di niente. L'anelli del potere, a me sta piacendo molto, è molto lento, perché non si può dire che sia veloce, nel senso che prima due puntate non succede assolutamente un cazzo, sono due puntate comunque da un'ora e un quarto. Galadriel che sbrocca. Cioè Galadriel che sbrocca sempre. E allora, ma cosa succede? Galadriel, ragazzi, allora, no, non lo dico perché mi tagli, allora, chiaramente. Ma perché stava anche nel film. Perché sto per dire una roba di un maschilismo devastante. No, vai. Ciao. Allora, tagliamo tutto quello che ho detto, direi, proprio così, vediamo. Almeno, anche perché c'è uno spettacolo che sta per debuttare, quindi meglio di... Allora. No, allora, secondo me, gli Anelli del Potere a me sta piacendo, è appunto sicuramente lento, ma all'inizio non succede moltissimo, ma in realtà succede poco in tutto il proseguo della serie, mi sembra. Tra l'altro sarà una serie lunghissima, perché comunque si parla di 5 stagioni. Fierissimo. E sono tutte puntate che durano più di un'ora, quindi già. Ok, e perché dovrei guardare? Ma io ti posso dire una roba, da boomerissimo che come accendo la TV sto già per dormire, non ho mai dormito col Signore degli Anelli, figura. Neanche io. Mai. Perché in realtà vabbè,
È lenta, ma non è lenta in maniera noiosa, ti racconta delle cose, ti sta spiegando com'è il mondo, anche perché non è il mondo che tu conosci già del Signore degli Anelli e non lo conosci da nessuna parte, per questo se lo sono inventati di sana pianta. L'hanno preso che... da Silmarillion. No, perché del Silmarillion non avevano i diritti. Loro hanno i diritti solo di del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Quindi cosa hanno fatto? Hanno scritto una storia, erano indecisi se fare uno spin-off su qualche personaggio del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Poi si sono resi conto che non ci facevano una serie lunga perché... No, facciamo una bella serie su Sam Viseganji. Quindi hanno deciso di scrivere di sana pianta, ovviamente in realtà gli scrittori hanno comunque tutte le associazioni di Tolkien che controllano ogni sillaba e deve essere tutto. Sto toccando una religione. No, una religione, possono fare quello che gli pare. Però avendo i diritti solo di quei libri lì, possono prendere quei personaggi lì che sono in quei libri lì e raccontarli in altre maniere, ma non possono toccare il Silmarillion. Quindi loro hanno iniziato a scrivere una storia sulla seconda era, la terra di mezzo, che è quella in cui vengono forgiati gli anelli e quella in cui poi cade Sauron. Pardon, è post Silmarillion. È post Silmarillion, Silmarillion è proprio la creazione, è la prima era, è la prima era. Quindi quando viene creata la terra di mezzo, quando viene creato il mondo, viene creato il mondo, non vi sto a raccontare tutto il Silmarillion. Ah, ci sono gli dei, ci sono gli dei che cancia, anzi c'è uno che è Dio, che crea dei piccoli sottodei che iniziano a cantare e cantando creano il mondo. Poi c'è uno di questi che canta, inizia a cantare per i cazzi suoi uscendo dal coro, quindi dà delle indicazioni di uno che è Dio. E questo è quello che è il male, che è, come si chiama? Malkur. E poi il suo luogotenente è lo stregone, che breve recap del... C'ha l'occhio. Esatto. E quindi questa serie qua in realtà racconta dopo già c'è già stata una prima guerra contro Sauron, quindi Sauron in teoria sarebbe caduto. Sì, no, vabbè, non è che è stato proprio contro Sauron, era contro, no, sì, Melchior, contro Melchior, che nel frattempo ha zuccato anche Sauron. Esatto. Per non saperne la ragione. E Sauron non è ancora quindi cresciuto al potere come era Melchior. È andato bello che è andato in questa stagione, in questa nuova serie. Il cattivo chi è? È il male. E questo già secondo me è sempre bello. Cioè, sì, è bella questa cosa qua. E c'è la sottotraccia che Sauron in realtà non ha tirato la ghirba, ma si è nascosto. Esatto. Sta crescendo. Esatto. E quindi, vabbè, appunto, senza stare poi a raccontare la storia, perché comunque veramente la trama è abbastanza semplice, mentre se la raccontiamo in 2 minuti è fatta. Però è raccontato tutto molto bene ed è visivamente bellissimo. A mio parere, è proprio visivamente molto bello. C'è da dire che ci hanno spisciato 120 milioni a puntata, cioè... Però sono ben spesi, nel senso, obiettivamente. Totale. Se vanno avanti così e se non poi crollano... Una cosa, il taglio da 1 ora e 10 è top. Sì, ci sta. Sono dei piccoli film. È un filmetto che te lo guardi, boom, finito, te ne vai a dormire. Anche perché ci sono tanti personaggi, tante location, cioè... Che babbi sono gli Hobbit. Sono dei banca bestia. Sì, sono carini, ma sono dei banca bestia. Sono dei banca bestia. Mettete le mangiate alla prugna. Sono sempre stati così. Eh no, peggio. Questa è la versione proprio hippie nomade, sì, degli Hobbit. Sono pre-Pontea, quando erano ancora nomadi. E queste cose qua in effetti sono chiaramente un po' inventate, ma come tutte le altre storie, però che possono avere un senso e quindi sono state accettate dalle varie. Sì. E ci tenevo a dire una cosa, che ci tengo molto. Vai. Che a lavorare a questa bellissima serie, qui vabbè, ci sono stati ovviamente vari avvicendamenti e cose, c'è stato anche un momento in cui sembrava che Peter Jackson dovesse prendere in parte le redini o comunque supervisionare, poi non l'hanno più chiamato, tipo quello che ho letto, la roba del genere, alla fine non gli è arrivata a fare. L'hanno spisciato anche lui, no? Poi lui ha detto che in realtà però lui andava bene perché preferisce vedere una cosa nuova non fatta da lui, cose non si sa bene come sono andate. Beh, è un fan di Tolkien anche lui, quindi magari per una volta. Sì, vabbè, non t'hanno chiamato per il lavoro e dice no, io tanto non lo volevo. No, sì. Raga, vaffanculo. Vabbè, comunque al di là di questo... Gostato Peter Jackson. Invece è molto figo che a occuparsi degli artwork e quindi di quella che poi è effettivamente tutta l'immagine che vediamo noi all'inizio, però, quindi bozzetti a matita, sono fatti da John Howe, che è l'illustratore che aveva lavorato anche con Peter Jackson e che è uno dei più famosi illustratori tolkieniani di sempre, insieme ad Alan Lee, e che... Infatti sono fichi, cioè infatti il livello secondo me proprio visivo è stupendo. Lui per questa serie ha fatto tipo 1500 bozzetti. E tra l'altro i suoi bozzetti non sono bozzetti, due righe a matita, no, sono
tipo Renzo Piano, lo schizzo del ponte. Sì, esatto, e per la seconda stagione ne ha già fatti comunque tipo un 500, quindi oh, ci sta già lavorando tantissimo. Tra l'altro, signora che da una ragazzetta, cioè, 65 anni. Ci passa la pensione a disegnare. Ah, faccia la pensione, spero che gli dia del gran grano anche a lui, perché comunque ho paura di sì. È una delle persone che ha plasmato quello che per noi è la terra di mezzo. Ma infatti, nel senso che lui, e ripeto anche Alan Lee, che in realtà è il precedente, sono le persone che hanno fatto la maggior parte dei disegni che noi vediamo della Terra di Mezzo e che poi sono stati presi e fatti anche di fare apposta per Peter Jackson, per... Ma infatti la cosa... Sono le persone che hanno proprio plasmato la nostra immagine. La cosa fighissima di questa serie TV, secondo me, è che sembra veramente qualcosa che fa parte dell'universo di Lo Hobbit e del Signore degli Anelli. Lo Hobbit che è un po' tralascio, però secondo del Signore degli Anelli cinematografiche che abbiamo visto da sì, perché proprio il parte. Taglio, le luci, le scenografie è quella roba lì e quindi ti dà idea già di un prodotto molto di qualità. E sì, poi, anche le architetture delle città, tipo la città dei nani è favolosa. Sì, sì. Città dei nani è favolosa, la città nel mare è favolosa. Anche perché la città dei nani, c'è cioè a casa Doom, lo vediamo finalmente. Noi l'abbiamo visto nel Signore degli Anelli, che però è rovina. Sì. Nel barro, finalmente invece nel momento di massima. Quando Gimli diceva cascate, bim, esatto. Boom, vai, grandi corni che suoneranno. Poi arriva, non c'è incazzi nessuno, anche lì l'angostato. Insomma, figo. Figo. Io ti consiglierei di guardarla. Se comunque ti piace il. Secondo te un piassi, un vecchio chi è? Dal day one, quindi, ma, e non si è ancora capito chi cazzo sia. Allora io non mi manco una puntata rispetto a te ancora. No, anche prima si è visto. Guarda, mi sento. Va bene, ne parleremo poi in un video. Non guarderò la serie perché. No, però molto molto bello, ve la consigliamo. Chiudiamo con i consigli per gli acquisti. Allora, dopo aver fatto tutte queste chiacchiere su cosa stiamo facendo, guardando, in realtà noi stiamo anche lavorando un sacco come Pepita per voi e anche per noi e per tutti quanti, perché dopo un settembre già sarà mega ricco di eventi, anche questo ottobre è bello bello ricco, stiamo proseguendo le rassegne di mostre all'interno di Gezzando in Genova, quindi se ci seguite sui social vedrete che ce ne saranno ancora fino al 22 ottobre, cioè l'ultima. Il 21 ottobre saremo invece al Festival della Scienza qua con il nostro caro Pollo, con uno spettacolo divulgativo comico. Sì, lo spettacolo si chiama Robopop e parleremo dei robot da pop culture, quindi quelli che abbiamo visto in televisione, nei cartoni animati, nei fumetti. E io, in quanto robotico, oltre ad essere un grande cialtrone nerd, lavoro nella robotica, assieme a un mio amico che è un professore di robotica, un ricercatore di robotica, parleremo in maniera comica, informale e divulgativa del fatto se questi robot possono esistere nel mondo vero. Esattamente. Okay. Sul palco ci saranno anche, tra l'altro, Andrea Modugno e Nicola Pizzorno, che sono due illustratori che disegneranno il loro robot. Potremmo scegliere al pubblico in base a quello che diremo. Loro hanno questo compito ingrato di disegnare qualcosa che potrebbe essere. Il 31 ottobre, che è Halloween, una delle nostre feste preferite, saremo la piccola birreria Kowalski per l'occasione, piccola birreria degli orrori, esatto. Con i nostri soliti, le nostre solite serate a tema, con giochi. In realtà non vi spiego niente, dovete venire per scoprirlo. Forse qualcuno costruirà qualcosa. Forse qualcuno costruirà qualcosa su questo canale, quindi continuate a guardare Pepita TV perché ci saranno degli altri video dedicati ad Halloween, oltre a quello che abbiamo già visto di Nick Salad, in cui la Ness ci prepara uno spellbook meat pie, bellissimo. Okay. Che altro? In realtà succederanno un sacco di altre cose. Continuate a seguirci sui nostri social, su Instagram, su Facebook, su YouTube ovviamente. Attivate la campanellina, mettete like, fate tutto quello che bisogna fare per seguirci. Insomma. Sì. Se ci volete mandare dei soldi, ben accetto. Io la butto lì. Se volete diventare sponsor di Pepita TV, come il Poldos Pub e la Disney, esatto, la Marvel, soprattutto la Marvel. E la Nike. Lo presentiamo qua. E Tolkien. E io sto ristrutturando a casa, quindi 15.000 euro fanno comodo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao.